Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, episodio 23 della nostra crociata. Nello scorso episodio abbiamo conquistato e vassalizzato la Valacchia, che ora non è un vassallo fedele, ma pazienza, e abbiamo come vassallo ovviamente anche Bisanzio. Le rivolte sembrano essere finite. Una cosa che volevo fare era sistemare un attimo queste, perché tipo loro sono stracontenti. Ma hanno Costantinopoli, quindi vorrei togliere Costantinopoli e dargli un altro territorio. Yes. Vediamo se si incazzano. No, gliene frega un tubo. Dovrebbero avere il 10%, ma non lo vogliono, quindi per ora va bene. Così qua l'autonomia scende e miriamo un po' tutto quanto, visto che è la nostra banca Costantinopoli, ci garantisce ogni singola cosa. Allora qua andiamo di lì e alziamo un pochettino il mantenimento, visto che ora possiamo permettercelo. No, in realtà così va bene. Lo alziamo anche delle navi perché voglio che siano riparate. Così. E nel frattempo aspettiamo. Discovery spread. Quindi vediamo un po' come sta andando. La Spagna è decisamente forte in questa partita. Mentre questa qua è l'Inghilterra e, attenzione, il Portogallo ha già, il Portopollo ha già tutti i Caraibi. I Caraibi sono molto più ricchi di qualsiasi altra zona ora. Cioè, lo saranno anche per i secoli a venire, ma in questo momento decisamente di più. È strano vedere questa roba qui. Cioè, è la prima partita che faccio con la 1.9, quindi le Westlands sono abbastanza particolari, visto che sono senza la parte grigia, insomma, che si vedeva prima. Allora, in questo episodio miglioriamo ancora le relazioni con Bisanzio? No, le voglio migliorare con la Polonia per cercare di allearmi anche con loro. Noi non possiamo avere più relazioni diplomatiche di quante ne abbiamo adesso, però chi se ne frega. E tra l'altro possiamo mettere rivale qualcuno. Potremmo mettere tipo la Boemia odia tutti quelli con cui sono alleato io. Se metto la Boemia facciamo tombola. Certo, non posso mettere la Boemia. Proviamo mica da ridere. Allora, intanto questi li mettiamo tutti supportivi. E basta. Qua possiamo convertire qualcuno, Macedonia. Dunque, in realtà potrebbe essere una buona idea, perché tanto qua c'è appena stata la rivolta, mentre qua, in realtà anche qua anche. Quindi iniziamo a convertire lì, anche se volevo aspettare ad avere l'ultima idea, ma pazienza. Pazienza, vediamo un attimo come va. Dunque, ho lasciato la Valacchia così perché innanzitutto volevo molto più prestigio per poter abbassare questo problema qua, che sono disloyal. E poi perché, insomma, la religione ortodossa ci tornerà utile in futuro, ecco, diciamo solo così. Per ora questo. Allora, qua voglio di certo avere un cannone e anche qualcos'altro. Possiamo arrivare a 18 unità e qua siamo poco sopra force limit. Quindi, ora, secondo me è il caso di stare un attimino calmi. Qua la tregua finisce nel 41 e attaccare gli ottomani. Perché tutte le altre possibilità, secondo me, sono addirittura peggio. Qua vuol dire entrare in guerra con la Francia. E ragazzi, Venezia da sola. Oh, uno scambio di tasse, va bene. Venezia da sola ha distrutto l'Ungheria, ok? L'Austria, ok, più forte di Venezia, però la Francia diciamo che batterebbe Austria e Ungheria da sole. Non è detto che siamo ancora così fortunati e quindi questi qua non fanno passare i francesi, non è detto per niente, quindi dobbiamo stare attenti. E tra l'altro fra un po' potrebbe accadere che arriva l'Olanda, questi qua vogliono ancora passare. Se sei in guerra con qualcuno, valuto. Se non sei in guerra con nessuno, col cavolo. Voglio che fai fatica. Anche se sei lì hai e quindi fatica non ne fai. Cavolo, ho fatto una rima. Allora, miglioriamo le relazioni con la Polonia. Perché se la Polonia si allea con me, io attacco la Moldavia. Attacco la Moldavia, mi prendo la Bessarabia per me. Questi due li diamo alla Valacchia. Un leader militare ci ha lasciato, peccato ragazzi, era il nostro leader più forte. Niente, mettiamo l'erede che è lì così. Ancora scambi di tasse qua. Cos'è che succede?
Beh, a questo punto, qua così potremmo effettivamente darlo via. L'arrest qua è ancora al 30%. Oh, peccato, è morto. Che tragedia. Allora, vediamo come siamo messi qui. Possiamo far incazzare loro un pochettino. Tra l'altro, questi qua dovrebbero avere il 10%, ma ora come ora non me lo chiede. Quindi aspetto. Allora, possiamo. La devozione c'è. Nobili. Knight Opinion of Venice. For again nobles. No. C'è qualcosa che aumenta, mi pare, le relazioni con i vassalli? O me la sto sognando? Potrebbe influenzare altri eventi. Possiamo prendere il centiologo che non serve a nulla. Ma io farei incazzare un po' la chiesa e poi gli diamo un territorio. Farei così. Questo qua migliora le relazioni con Venezia, però non me ne frega un tubo. Ecco, a 15 è abbastanza. Però mettiamo il prestigio. Cavolo, fortissimo. Molto bene. Allora, questo qua. Lo diamo alla chiesa. Sono ancora incazzati. Vabbè, allora mi inchino. Basta. Poi, ho del prestigio? No, non ce l'ho. Fortissimo questo erede. Per quanto muore l'altro? Beh, fra poco. I mercenari costano di meno ed è molto forte. Molto bene. Ora non mi pare di avere debiti perché ce l'hanno ripagati gli altri. Ottima notizia! Edirne è diventata cattolica a casaccio. Ottimo. Perché? Va bene, eh? Cioè, non mi lamento, però uno si chiede il perché delle cose e poi così finisce. Sunni o Orthodox? Convertiamo Sunni. Posso? No, 100%. Ora come ora mi sa che l'unica appetibile è la Silestria, dove però potrebbero esserci delle ribellioni, quindi io aspetto. Torna a casa da lì. Allora, come va con te? Dubito che l'alleanza si possa fare. Non manca tanto. Dobbiamo migliorare un po' le nostre condizioni dell'esercito. Quindi prendi un altro cavallino. Gli ottomani ci hanno messo come rivali, cioè i mamelucchi. Potremmo mettere loro. Perché le scelte potrebbero essere appunto mamelucchi o ottomani. Però che vantaggio abbiamo da mandare a quel paese loro? Questi qua sono alleati Enemy Venice. Potremmo essere più amici con Venezia, ma non credo che questa cosa si possa migliorare, francamente. Quindi probabilmente è meglio mettere come rivali gli ottomani. Tunisi è troppo lontano, non ci interessa. Così tra l'altro li possiamo anche. No, non posso perché non si può, perché siamo con la tregua. Io ho embargo con Venezia e la Crimea. Dunque, ora la Crimea non è messa tanto bene. È alleata con Nogai, che ha il nome leggermente grosso. Però potremmo attaccare anche la Crimea noi, visto che siamo rivali e rivali e quindi abbiamo il casus belli. Però ragazzi, Nogai, e guardate quanta gente c'ha. Cioè, sono tutti i tuoi vassalli? Teodoro, Giorgio, Circassia. Come fai ad avere tutti questi vassalli? Vabbè, la Circassia è piccolissima. Boh, vediamo cosa succede con quelle rivolte lì. Poi mi piacerebbe avere qualche cannone e soprattutto anche qualche fante. E ora quello che manca è proprio il manpower. Tanto qua siamo a 150 punti. Che cacchio ci facciamo? Allora, sì, pigliamo un debito. Non voglio perdere stabilità. Preferisco di gran lunga prendere un debito. Allora, io qua ho razziato nel 27, potrò rifarlo nel 37. Fra 3 anni possiamo tornare a razziare. Un'altra idea, aumentiamo la forza della cavalleria. Aspettate. Qua
qua potremmo farlo, però ora come ora siamo protetti, non ci può attaccare nessuno, insomma. Quindi potenziamo ancora le idee. La prossima è molto interessante. Le prossime due servono davvero tanto. La Valla Trick Show un po' di meno. E l'ultima è molto forte, anche la disciplina. Oh, Diplomatic Reputation più uno, grande. Vediamo se questo ci porta a essere in una situazione migliore con loro. In teoria dovrebbe, però non vedo effetti pratici. Tanto tu mi odi ancora un po'. Continuiamo a migliorare le relazioni. Posso ridurre ancora il mio prestigio un po'? No. Grand Clean Core e... no, niente. Facciamo aumentare un pochino da quel punto di vista lì. Allora, Moscovi sta influenzando la... e questi qua li vogliono tipo vassallizzare, cose di questo tipo. Tanto qua la Boemia le sta prendendo di brutto. Conversione ha avuto successo, bene. Qua aspetto, perché francamente avere altri ribelli ora come ora preferisco davvero aspettare. Anche se questa qua è scesa, ma abbiamo avuto l'evento che fortunatamente si è convertito a dirne, quindi lasciamolo andare così. Tumulti religiosi da quella parte. Qua ancora un problema di manpower. Tanto facciamoci anche un'altra galera. Non abbiamo più clean su Creta. E stanno scadendo quelle là, peccato. Tu intanto sei in guerra con i Timuridi. Com'è questa guerra? Coinvolge anche Nogai? Potrebbe essere una guerra interessante. Io continuerei... oh, è morto, vai. Quindi vuol dire che questo è il nuovo tizio. Poland, Spain, 12 prove in prestige. What? Ah, no, ha fatto share map, ok. Va bene, allora, l'ultima volta abbiamo fatto incazzare il clero e non possiamo più fare niente. Mancavere power speed mi piace, trade efficiency... beh, in realtà non è che facciamo pochi soldi dal trade. Facciamo incazzare i Burgess stavolta. Anche questo non è male. Molto bene. Come va la questione istituzioni? Cioè, incredibile, la stanno prendendo prima gli ottomani di me. E vabbè. National Modifier Tax. Davvero? Ah, ma sull'erede, non su di me. Dobbiamo i mercenari che costano di meno. Però questo leader è molto forte. 36 anni. Mi piace. Mi piace assai. 68. Ce la dovremmo fare pian pianino a mettere le cose a posto. Disordini civili anche da quella parte. Ah, perché ci sono i riformati che stanno prendendo tutta questa zona. Anche questo è reformed, non è... ah no, solo quella zona lì, tutto il resto è protestante. Anche qua ci sono dei protestanti, strano. Comunque dai, siamo riusciti a mettere assieme un esercito degno tra noi e i nostri rivali. La Circassia ci sta facendo spy network. La Circassia. Vabbè, sono ancora alleati con Nogai, la guerra tra loro è finita. Tu sei ancora in guerra con i Timuridi. Vediamo se Nogai ti difenderebbe. No. E tu hai molto problemi di livelli. Il punto è che non posso conquistarti con questo casus belli. Vero? Mi sa di no. Mi sa davvero che non posso. 33. Non capisco perché sia sceso. Navy strength. Oh
Ok, anche questi. Ah, questa qua è Timuridin Circasse, quindi qua sono stati separati, ma i Timuridin sembrano abbastanza forti in questa partita. Stanno distruggendo Nogai. Non lo so, potremmo prenderci un po' di Power Projection così a caso. Abbiamo eclissato Karaman. Boh, potrebbe essere un'idea. Iniziamo a portare le navi di qua. Ah, io sto pagando ancora sto forte, caspiterina. Togliti. Ok. Ora guadagniamo un sacco di soldi. Fra 2 anni possiamo razziare. Sarebbe il caso di arrivare almeno a 12, direi, no? Tu che tecnologia sei? 10. Come me. Giusto? Yes. Quindi non abbiamo sto gran vantaggio, però beh, noi abbiamo le idee di qualità che ci rendono particolarmente forti. Oh, siamo rivali con loro, quindi è più possibile che ci siano guerre in futuro. Tu ti vuoi riprendere o hai voglia di non fare un tubo? Poi vediamo questi qui. Sì, dobbiamo aspettare che scenda l'aggressiva expansion. Tra l'altro stiamo guadagnando. Ah, è morto questo. Stiamo guadagnando, potremmo prenderci. Non c'è nessuno di chi mi interessi. Qualcuno che o migliora le relazioni nel tempo o che aumenta la diplomatica reputation. Non sarebbe malvagio. Qua guadagniamo ancora. Problemi Ansbach. Settantasette. Sì, dobbiamo aspettare non troppo perché sennò i Timuridi, che tra l'altro hanno perso la Persia, fanno pace e noi la prendiamo in quel posto. Teodoro. A tu ora è solo la Circassia, quindi potremmo iniziare a conquistare Teodoro. Magari. Non lo so. Perché contro Teodoro sarebbe un. Non sa, non è un casus belli. Questi non hanno problemi di alcun tipo. Bisogna aspettare che Mosca abbia problemi, magari. No, non li avrà mai. Non li avrà mai. Qua è sempre, anzi, sta peggiorando la situazione addirittura. Aggressive expansion. Per ora va bene così. Ancora problemi da quella parte, ma credo che siano rifugiati. Perché continuano a venire verso la capitale? Boh. Cioè, stanno proprio scappando, vengono tutti di qua, guardate. È arrivata a 7, tantissimo, non posso neanche più potenziare volendo. Dunque, 4. Farei 10. Ho un'altra idea. Sì, e vai. Quindi ora posso convertire questo velocemente, giusto? Posso convertirlo velocemente in maniera relativa. Sì, dai. Ok. Dunque, qua ho un sacco di punti. Vediamo di utilizzarli in qualche modo. La stabilità a 3 mi serve. Ma. Potremmo aumentare il mercantilismo. Diplomatic reputation potrebbe essere interessante, ma non vedo un cambio di rotta qui. Cioè non diplomatic, cioè non la diplomatica reputation qua non c'entra nulla. Spain opinion, navy strength, attitudine neutra e sì, dobbiamo migliorare il nostro esercito. Se arriviamo a 18 magari posso fare qualche altra cosa. Allora, io possiamo attaccare la Crimea ora. Non so se sia il caso, ragazzi, cioè cosa andiamo a guadagnare da una guerra con la Crimea, francamente? Secondo me è poco. Abbastanza poco. Questa abbassiamola che tanto non ci interessa. Sono più soldi, più truppe. Dai che ne facciamo subito un altro.
Ok, 10. Dunque, il nostro force limit è 19. Quindi io farei 10, 4 e tutto il resto di cannoni. Costerà un sacco, ma sarà molto più efficiente. Forse magari 12, 4 e il resto cannoni. Sì, credo che sia meglio. Sì, facciamo 12, 4 e il resto cannoni. Potrebbe essere una buona composizione. Dunque, ragazzi, l'episodio di oggi finisce qui. Non abbiamo quasi più problemi con i nostri vassalli. Non posso ancora abbassare questo numero, ma tutto sommato ora come ora va bene. Stiamo iniziando a mettere da parte un po' di truppe per attaccare gli ottomani nel 41. Ottomani che sono sempre alleati con gli stessi. Quindi se loro non sono messi male, in questo momento mi sembra che lo siano invece, possiamo farlo. Vediamo un po'. Allora, Austria non ha manpower. Ma perché i miei alleati odiano il manpower? Cioè, qual è il loro problema col manpower? Anche questi non sono messi benissimo. Boh. Forse è il caso di provare ad allearsi con anche la Polonia o la Spagna. Io sceglierei la Polonia semplicemente per il fatto che, no, i favori sono andati via del tutto. Quindi non servirebbe più a niente. E vorrei attaccare in qualche modo la Moldavia. Dobbiamo trovare il pretesto. No. Perché la provincia vale un sacco e positivo 0 addirittura. Positivo 0. Ma va bene lo stesso. Ci salutiamo qua, ragazzi, per oggi. Ci vediamo alla prossima. GG a tutti.